con la dottoressa Gilluna, ecco, in che modo è possibile, bisogna agire per costruire una nuova governance che vada anche oltre i titoli di spesa? Beh, i sistemi e diciamo gli strumenti ci sono già tutti, perché il sistema nazionale HTA, che dovrebbe finalmente partire, può garantire sul valore e la sostenibilità economica delle innovazioni, che però nel nostro settore sono costanti e continue. L'osservatorio prezzi, che è stato da poco istituito dal Ministero della Salute, può proprio ragionare su questo tema e sul tema della sostenibilità, applicando un controllo costante e continuo sull'andamento della spesa e sulla sua corretta applicazione. Quello che noi suggeriamo di aggiungere da ultimo è una valutazione ex post dei capitolati e dei bandi di gara, cioè vale a dire andare a vedere su tutte le gare bandite quali sono quelle che effettivamente hanno raggiunto l'obiettivo sia di costo ma anche, dico io, di qualità e di efficacia degli acquisti e quali no. Con questi tre strumenti messi, diciamo, all'interno di un modello organico che è da definire, noi riteniamo che la governance dei dispositivi medici sia assolutamente garantita, senza con questo penalizzare a priori le imprese e poi anche il Servizio Sanitario Nazionale come effetti che una misura come il payback invece purtroppo comporta.